benvenuti nella mia cucina. Per Natale oggi vi proponiamo un baccalà Gadus Morua scottato con della vellutata di zucca, castagne arrosto e riduzione di mandarino. Per questa ricetta gli ingredienti sono mandarini, baccalà Gadus Morua, castagne e zucca precedentemente cotta. Ed ora passiamo alla preparazione del piatto. Prendiamo la zucca, la puliamo, la tagliamo a dadini e la mettiamo sul fuoco con una cipolla tagliata a dadini, e un filo d'olio, rosoliamo cipolla con la zucca e poi sfumiamo con del brodo vegetale e portarlo a cottura per poi frullarla, quindi una consistenza abbastanza morbida, non troppo croccante. Mentre la zucca si sta cucinando, passiamo alle castagne, le incidiamo sopra al dorso e le passiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti. Nel frattempo che le castagne sono in cottura, prendiamo i mandarini, li tagliamo a metà e li spremiamo con uno spremiagrumi e poi li passiamo con un passino eliminando tutte le scorie in eccesso. Le mettiamo in un pentolino con un bicchiere d'acqua, un cucchiaio di mielata di bosco, un miele di bosco selvaggio, e lo lasciamo sul fuoco a ridurre della metà della consistenza. Quando la zucca raggiungerà la cottura ottimale, quindi risulterà morbida con una forchetta, la togliamo dal fuoco e la mettiamo in un bicchiere da cucina e la andremo a frullare emulsionandola fino a che la crema rimarrà bella liscia e vellutata, aiutandoci anche con dell'olio extravergine d'oliva. Le castagne saranno sicuramente cotte. Nel frattempo anche la riduzione di mandarino sarà pronta. Non ritiriamola troppo, lasciamola un po' liquida perché sennò tendiamo a rendere una colla e non una riduzione. Prendiamo il cuore del baccalà, lo dividiamo a porzioni circa 200 grammi, sono due pezzi da 100 grammi all'incirca. Lo andiamo a tamponare con un po' di carta per togliere l'umidità in eccesso. Prendiamo una padella antiaderente, la mettiamo sul fuoco, la facciamo scaldare con un filo d'olio e poi andiamo a scottare il baccalà. Lo scottiamo entrambi i lati, prima dalla parte della pelle e poi dalla parte della carne dell'interno, per non far sì che si attacchi. All'incirca un minuto per lato. Fatto questo, dobbiamo andare ad impiattare. Adagiamo una vellutata di zucca sul piatto. Andiamo a mettere, con l'aiuto di un cucchiaio, delle montagnette di castagne tritate. Subito dopo mettiamo il baccalà. La riduzione di mandarino non eccessivamente, perché serve solo per dare un tocco di acidità al piatto. Il piatto è pronto. In abbinamento possiamo servirci un buon trebbiano d'Abruzzo. Non resta che augurarvi un buon Natale e un buon appetito.